Buonasera! Sera. Buonasera! Chissà se sono in tempo. Scusi per? Ho pilotato strettino tutto l'occhiale per le 9. Sì, ma sono le 18, le 6 del pomeriggio. No, perché non volevo arrivare tardi, tipo appuntamenti, ci sai, sempre. Sì, ma sono le 6 del pomeriggio. E aspetto. E io a quest'ora le posso fare un tè. Va bene, allora io aspetto qui alle 9 e dopo. L'abbiamo presa un po' in anticipo. Lo so, però meglio presto che tardo. Ok, io aspetto, non c'è problema. Come vuole, se si vuole accomodare. Ok, mi metto qui. Signore? Signore! Oi! Sono le 9. Le 9, o devo tenere un seno? Le 21. Ok, allora adesso arriva, ok. Allora, bene. Tavolo? 69. Paolo, questo numero ricorda qualcosa a me, però... Ok, 69. Quello a fianco al 23. Ok. Penuzze! Ciao, strettino. Come stai? Bello. È tanto che aspetta. No, proprio adesso 5 minuti, perché proprio sono andato adesso, perché sei tranquillo, proprio, cioè, non si vede, si vede, sei rilassato. Sì, è proprio, sono rilassato come un bambino appena sveglio, però comunque abbiamo il tavolo che è il 69, è proprio un tavolo preciso per noi altri. No. Ho ordinato tutto ristorante per noi altri, ho prenotato tutto perché voleva essere una cosa intima. Scusi, un attimo, vado un attimo in un bagno perché devo un attimo sciacquare tutto il gargarosso, perché il suo gargarosso è un po' negro, un po' stretto. Arrivo subito. Andavamo a pisciare a mano, tutto matto va a tre a mano. Un bel appuntamento con fiancé questa stage. Come si apre? Bella magia di magia. Mi ricordo, quando a Natale si eravamo molto... Umaneggi, infatti si chiama il Natale, c'è i tre magi che si lavano tutti quanti. Ok. Camminesi, da italianesi c'è. Dai, baby. Stai bene? Ho camminato d'italiano medio, no? Sì. Vabbè, allora... mi metto a sedere, sì. A sedere. Cameriero. Prego, madame. Sondaggi. Mangi, perché qui in Italia se più si mangi e più stai bene. Ah, solo quelle mangi? 5 solo? Guarda, questa dieta brasileo, perché 5 palo do... Questo come palloni do Brasil, questi sono 5 palloni, il campionato do Brasil, il campionato do Argentino, il campionato do Chile, il campionato do Cuba, il campionato do Brasil, però quello con Pelé, perché Pelé è sempre...
la storia del Pelé. Perché quando era Pelé, questo è un campionato con Pelé, perché Pelé è un grande giocatore del Brasile, il giocatore più grande del Brasile dopo di me. Perché si chiamava Pelé? Perché quando era piccolo non aveva un capello, non c'era un pelo negro nella testa e praticamente era pelato e tutti gli amici si chiamavano Pelé, Pelé, sei un Pelé, e da lì nasce Pelé. E quindi solo 5? Pane no, neanche? Niente pane, niente, solo Pelé do carne e, no, e acqua, acqua do Brasile. Ah, invece ti ricordi la festa? Sì. Mi ricordo la festa quando ci incontrammo, per me è stata una grande emozione, solo che dopo un sacco di impegno. Io è da quella sera che volevo chiederti di uscire, ma sempre in giro per il mondo. Ti sei fermato, sì? Io mi sono fermato a Passo Varreo perché mi sono fatto male durante uno scontro frontale con un tedesco, Giga, che adesso conterò sicuramente in questo nuovo campioneo. E dopo da lì mi sono fermato e sono venuto qui per riprendere. Solo per riprendere quindi sera, si parte. Solo per riprendere, poi se si incontra qualcuno o sai, una bottiglia con un bicchiere. Si incontra, quindi non sei fidanzato. Che è un discorso molto complicato, sì, perché io ho avuto due solo relazioni, una con la sora in borghese, che non sapevo che la sora in borghese era già occupata con Dio, e io sono semi Dio, però proprio Dio no, e poi niente, con un viados che non sapevo che era un uomo e c'aveva un cocomero non mutando, sai, a me il cocomero fa l'herpes, fa tutte ebollizioni tra la testa, un naso, un tuo orecchio. Cosa ti piace fare? Che mi piace fare? A me mi piace fare giocare a palleo, se la capevo, perché sono campione del mondo, del calcio, del Brasile, più dell'acqua. Cadere l'acqua, finire l'acqua, strettino senza acqua, che cazzo è? E qui, e volenge, ho questa collezione di farfalle, ho messo in un muro, c'ho un muro grande, 90 metri per 66 e con tutto il farfalle, se vuoi vedere la collezione mia dei farfalle ti invito a casa mia. A vedere la collezione mi piace, sì, ma invece una partita si può venire a vedere? A partita si può venire a vedere perché adesso fa poco ci sarà una partita per entrare in un campionato du Passo Varreo, che io sto allenando una piccola squadra per riprendere in forma e quindi volendo puoi venire a vedere quella partita lì. Dei video, delle partite, non ce l'hai qualcuno? C'ho un video della partita di quando ho fatto il gol, da praticamente giocavo da solo e ero vicino al portiere che ero io praticamente, quindi da porta a porta ho fatto gol e addirittura ho rotto un braccio di un altro portiere perché i miei tiri sono a 120 km orari, proprio da partita a partita. Parte in 3 secondi 120 km e ho vinto tipo 57-0. Ma se ti vuoi vedere queste partite, questi eventi cinematografici del Palleo, vieni a casa mia. Ma vabbè, cioè, se mi inviti io vengo, però mi invita. Comunque per tempo io sono impegnata. Facciamo una cosa, io domani ci do a fare in amici, perché quei quattro coglioni che giocano con me a Palleo non sanno fa manco del palleggio intero. Specialmente quello che si chiama Keji, che pare brasiliano, invece è un pezzo di merda, non riesce a tenere il pallao per 45 minuti per te. Io quello devo allenare, devo fare un bucio di palleo così, però ha molto talento, devo dire che è molto talento e devo dire che mi sa che non sciupa femmine perché c'è l'addominale proprio, che pare, proprio tartaruga. Keji? C'è la tartaruga ninja in pancia, o si è mangiato Raffaello, non lo so, vabbè, comunque sia. Praticamente cosa succede? E io domani ti chiedo e ti dico guarda questo giorno perché sai devo un attimo organizzarmi con questo campioneo che per me è una cosa molto importante, mi riporterà la popolarità che avevo 4 mesi fa. Avete già fatto questa partita? Sì, ormai il campionato. Ho fatto una partita amichevole di amicizia e ho vinto 67-68, comunque è andata molto bello, quello. Sì, mi ricordo molto bene la relazione, tutti gli amici miei che giochiamo, tutti felici, pare di stare a Carnevale do Rio. Comunque la settimana prossima sì? Faccio un video, se vuoi
vuoi venire a vedere le riprese? Venga a vedere. Fatto sapere. Venga a vedere questo video perché mi piace molto la musica abbinata a. Ok, la musica mi piace molto. Yeah. Andiamo, che è meglio perché questa sera sento le vibrazioni proprio un po' particolari. Andiamo. Andiamo. Non ti preoccupare perché ci penso io a pagare tutto perché io sono un giocatore del Brasile per portare del mondo. Per me pagare è proprio. Ho sempre pagato in vita mia, quindi proprio, cioè da quando ero piccolo mi ha insegnato, vai in un posto, anche se non compri niente ti paga, quindi perché. Grazie. Guarda un attimo conto. Così è. No, non c'ho proprio la carta di credito mia, proprio mio, perché io ho sempre pagato in vita mia. Io cioè, sono molto appassionata di farfalle, cioè se non mi dici quando... A casa mia le farfalle ce l'ho, le farfalle, c'ho la farfalla così. Scritto sopra di una. Grazie. Grazie, un piacere, bello felice, bello ancora, bello tutto. E la farfalla, la faccio vedere io prima stasera, la farfalla. E quindi tutti gli amici dicono ah, sei Paleo, ma no, che cazzo stai? Sì, mi raccomando, famo le corte, prima domanda, un minuto di fila, ti strozzato. Bravo Roby. L'altra sta che era molto... Pes. E invece, e poi l'altra era una sora. Dai, non resiste però. Il cocomero mi dà l'herpes. Le farfalle ce l'ho, le farfalle, c'ho la farfalla così. Aspetta, tanto che abbiamo guardato. La farfalla così. Prima pala in bocca. Proprio bella questa pala. Perché? 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 Perché